Il palazzo fa brutta mostra di sé da 20 anni accanto alla cattedrale di Lucera, un edificio diroccato che la proprietà privata aveva acquistato proprio pochi giorni prima del terremoto 2002 che lo ha reso definitivamente un rudere. Da quel momento la società Costruzioni Generali di San Severo non è mai intervenuta, neanche nel ridare dignità estetica alla facciata, che deve rispettare il vincolo estetico posto dalla soprintendenza sull'intera piazza, una delle più belle del territorio. 5 amministrazioni comunali non sono riuscite a risolvere la questione e portare la ditta ad adempiere, anche se nel 2018, con una vittoria al TAR dell'allora sindaco Antonio Tutolo, i giudici hanno autorizzato l'intervento pubblico in danno all'impresa. Poi il suo successore Giuseppe Pitta ha stanziato 500.000 euro in bilancio e proprio in questi giorni ha annunciato l'ingresso nella struttura con la forza pubblica. Ma un nuovo colpo di scena ha rimesso tutto in discussione. A metà luglio ad acquistare il palazzo è stato un negozio informatico di Pescara, pagando subito 800.000 euro pur avendo un capitale sociale di 2005 e con un bilancio in perdita. Nella compagine sociale c'è anche la moglie del vecchio proprietario e dall'atto notarile sono sparite le ipoteche poste dal comune negli anni per il mancato pagamento del suolo pubblico per le impalcature. Insomma, il giallo dell'estate è che occuperà il dibattito politico e gestionale di tutto agosto.